Beh, mi pare che sia evidente come queste elezioni il non voto e la partecipazione limitata al voto abbia penalizzato il governo e quindi credo che sia un segnale preciso. Noi l'abbiamo detto da tanto tempo che con queste politiche il governo non ha il consenso della maggioranza delle persone che lavorano e che vivono in Italia. Mi pare che questo dato emerga confermato da queste elezioni.